Scusate innanzitutto per il ritardo rispetto all'orario che avevamo scritto sul programma, anche se dicevo a sud il concetto di tempo assume come dire, caratteri sempre più grandi, però oggi è sabato mattina e capiamo che le persone magari hanno avuto ieri una giornata più faticosa. Allora, vediamo al punto. Questo convegno è organizzato da noi, Associazione Mare Libero, che da 5 anni e più si occupa sul territorio sia della legalità per quanto riguarda gli accessi al mare, la visibilità del mare, ma parallelamente, e forse questo è anche il nostro sentimento più importante, si occupa anche della tutela dell'ambiente naturale, delle spiagge e della costa in generale. L'anno scorso abbiamo già organizzato un convegno l'erosione alla foce del Tevere, forse qualcuno di voi sarà stato presente, e abbiamo già affrontato l'argomento della tutela della costa con altri ricercatori e studiosi del settore. E il grande successo che ha avuto quell'iniziativa ci ha spinto a proporre una seconda puntata, ampliando un pochino più i nostri obiettivi, perché l'anno scorso si parlava delle spiagge, si parlava dell'erosione, si parlava della possibilità di mettere delle difese rigide, insomma, cose su cui magari si può poi discutere. E quest'anno invece abbiamo voluto un pochino ampliare i nostri orizzonti e ci siamo abbiamo fatto riferimento a, come dire, a un pensiero un pochino anche così molto semplice, quasi infantile, no? Abbiamo pensato i granelli di sabbia, la sabbia che arriva sul litorale, da dove viene, no? E quindi abbiamo immaginato di fare questo percorso lungo il fiume, dalle sorgenti del Tevere fino alla spiaggia, e capire perché attraverso questo percorso purtroppo le nostre spiagge sono soggette a questo grave fenomeno. Non mi dilungo ulteriormente, ringrazio ovviamente tutti voi che siete adesso intervenuti, spero che aspettiamo anche diversi altri, credo che arriveranno man mano, però dobbiamo iniziare. Ringrazio l'ente Roma Natura e in particolare il presidente Rubbiotti che ci ha concesso anche questa volta il patrocinio e l'uso della sala, una sala splendida, questo edificio storico, e invito qui al tavolo i relatori che dovranno tenere la prima parte del convegno, e quindi il professor Cencetti dell'Università di Perugia e Filippo Fratini, che farà una introduzione alle secche del Don Paterno, che poi, diciamo, oltre ad essere un omaggio al luogo in cui ci troviamo, è anche un modo per capire quali sono le bellezze naturali di cui stiamo parlando. Non mi dilungo ulteriormente, diciamo, lascio la prossima. Secondo il programma abbiamo stabilito di fare una piccola apertura al dottor Fradini, che ci illustra, e quindi forse lui che... Così iniziamo un pochino a scaldare i motori, diciamo, perché di carne al fuoco oggi ce ne sarà tanta e cerchiamo di affrontare le cose man mano. Devo fare un annuncio rispetto al programma. Purtroppo l'intervento, credo che fosse previsto alle 12.30 per quanto riguardava la visuale del mare, per un impedimento sopraggiunto, non ci sarà. È un peccato, però noi l'argomento della visuale del mare, come ho detto prima, è un tema che ci sta molto a cuore, e quindi ci dispiace di non poterlo trattare in questa occasione, però, come dire, troviamo il motivo e la scusa per poter magari fare una terza puntata l'anno prossimo e poterci concentrare su questo tema. Comunque ripeto, di argomenti e di temi che verranno presentati ce ne sono tantissimi, e quindi diamo la parola a Primo. Grazie. Prova.
Buongiorno a tutti. Allora, io sono Filippo Fratini e sono naturalista biologo marino. Oggi non vi parlerò nello specifico degli organismi che vivono alle secche di Torpaterno, perché questo verrà fatto in seguito in un altro intervento. Quello di cui vorrei parlarvi invece è del ruolo del subacqueo che frequenta le secche, che potrebbe avere, cioè un ruolo che potrebbe cambiare. Si sente? Il ruolo del subacqueo si è evoluto molto rapidamente negli anni. Si è passati dal classico popolaro pregone dei mari che andava lì e prelevava tutto ciò che trovava in mare a sub fai da te che basavano tutto sulla propria esperienza, ai subacquei moderni che invece si affidano a scuole e a modelli didattici internazionali che garantiscono o dovrebbero garantire appunto un elevato standard sia di sicurezza sia anche di conoscenza dell'ambiente marino in cui si vanno a immergere. E ovviamente ci sono sempre delle eccezioni perché non sempre è tutto perfetto, e le secche di Torpaterno rappresentano un ambiente ideale per i subacquei, quindi sono molti sia i turisti che vengono a visitare la capitale che poi si fermano e si fanno anche delle immersioni alle secche, e in più sono un punto di riferimento importante per tutti i subacquei di Roma e del Lazio che possono godere delle meraviglie dell'area marina protetta. Possiamo dire che le secche, per la loro morfologia proprio, sono costituite da, sono come un'isola sommersa la cui vetta arriva a 19 metri di profondità. Proprio per questa morfologia, diciamo che da un lato questo ostacola alcune attività, per esempio non è possibile fare snorkeling perché è troppo profonda la secca, oppure altre attività turistiche come per esempio le visite con le barche, con gli scafi trasparenti sono impossibili da fare. Però proprio questa morfologia in un certo senso seleziona anche il tipo di subacqueo che frequenta le secche, perché esclude di fatto i subacquei meno esperti, quelli che hanno il primo livello per immergersi, perché bisogna avere almeno un brevetto di secondo livello per immergersi alle secche. E quindi qual è la proposta che vorrei fare qui oggi? È quella di costituire un gruppo di subacquei, magari che frequentano le secche, magari che frequentano diving diversi centri di immersione, anche per limitare i vari contrasti che esistono tra i centri di immersione, che in collaborazione con le istituzioni, quindi secondo le normative vigenti, quindi secondo il Ministero, Roma Natura e la Capitaneria di Porto, possano svolgere un ruolo attivo. In che ambito? Nell'ambito della raccolta dei rifiuti e della pulizia dei fondali, pensiamo al problema della plastica, ma anche a la raccolta per esempio delle reti fantasma che continuano a mietere vittime anche se sono abbandonate sotto il fondale, insomma, sotto il mare. Che possano occuparsi magari di corsi di fotografia, quindi scambiarsi informazioni e opinioni, e che possano partecipare a progetti di scienza del cittadino, quindi coinvolgerli proprio attivamente per tutte le attività che ci sono alle secche, e perché no anche di compiere delle osservazioni biologiche e etologiche sulle specie che sono presenti, non so, il comportamento della cernia o delle aquile di mare. Sarebbe interessante secondo me. Questo che vi presento adesso brevemente è un esempio fatto da un fotografo subacqueo che si chiama Alessandro Diodallevi, che è autore di queste foto, che è un assiduo frequentatore delle secche, e quella che vedete sulla destra in giallo è il corallo d'oro, la Savaglia savaglia, una specie protetta molto preziosa che colonizza la Gorgonia rossa, la Parrucchia clavata. Ecco, Alessandro, questo fotografo, negli anni è riuscito a documentare la crescita del corallo d'oro sopra alla Gorgonia rossa. Vedete che negli anni, dal 2014 al 2015, cresce sempre di più la parte gialla, non so se si vedono bene le date,
e nel 2016 c'è ancora un'espansione maggiore della parte gialla rispetto a quella rossa. Anche questi sono dati scientifici importanti. Purtroppo il monitoraggio di questa crescita si è fermato, perché questa gorgonia è sparita da un anno all'altro, non l'abbiamo più trovata, probabilmente è stata rimossa da qualche rete di pescatori. Insomma, quello che volevo raccontarvi oggi è appunto il ruolo che può svolgere un subacqueo all'interno di una marina protetta, che può essere un ruolo attivo e se portato avanti costantemente nel tempo può portare a dei risultati molto importanti. E quindi vi ringrazio per l'attenzione, la mia vuole essere una proposta, insomma. Ringraziamo il dottor Fratini, abbiamo detto che questo ci è servito un attimo per, come dire, per scaldare i motori. Io penso che ci sia anche un problema di rifiuti, probabilmente, che purtroppo inficiano molto il lavoro che fanno i subacquei per la tutela della riserva, ma questo dovrebbe essere una coscienza comune, diciamo, nel cercare di ridurre quanto più possibile l'afflusso in mare di rifiuti, specialmente quelli di plastica. Ma qui apriremmo un capitolo diverso. Grazie ancora al dottor Fratini.